Qui c'è delle frane enormi che se partissero arrivano sul fiume e ricreerebbero quello che è già successo. E altre frane, anche se in maniera minore, sono ripartite in questi giorni, figuriamoci in autunno se dovessero riprendere le grandi piogge. Questo è quello che ci disse poco prima dell'estate il sindaco di Borghetto Vara e oggi, con una puntualità che fa spavento, nel primo anniversario dell'alluvione che solo qui in questo comune dello Spezzino uccise 11 persone, l'incubo è tornato. La protezione civile ha diffuso infatti un'allerta meteo per le abbondanti piogge che dovrebbero cadere nelle prossime ore e a Borghetto Vara 60 persone sono state evacuate, soprattutto nelle frazioni del paese, quelle minacciate dalle frane ancora in movimento. 12 mesi dopo, infatti, la situazione è ancora difficile, c'è chi è sfollato, chi è senza lavoro, chi non ha più la strada che porta a casa e il rischio di frane è ancora più alto. Per mettere in sicurezza il territorio servirebbero almeno 100 milioni di euro, soldi che non ci sono, ha detto il governo quando i sindaci della zona hanno bussato alle porte di Palazzo Chigi. Niente soldi dal governo, ma neanche dagli SMS solidali degli italiani. I 6 milioni di euro raccolti per aiutare i cittadini liguri finiranno nel calderone delle opere pubbliche che chissà mai se si faranno. Una beffa per gli alluvionati e per gli italiani che volevano aiutarli. Chi ce l'ha fatta ha dovuto fare tutto da solo. Gianluca Giannoni a Bernazza è riuscito a riaprire la gelateria del padre Pino, lo chiamavano il gelataio poeta. La piena del 25 ottobre se l'è portato via mentre tentava di difendere la gelateria. La normalità di Bernazza oggi, dice, è solo apparenza. E ogni volta che viene un temporale o una pioggia ci prendiamo paura, Anche l'altro giorno era in piazza, era tutto allagato, i negozi allagati, viviamo nel terrore ancora, non siamo ancora a posto, cerchiamo ancora aiuti perché le strade qui su vanno sistemate, siamo ancora, sembra di essere nell'era del dopoguerra, quindi è anche un appello, un aiuto, qualcuno venga a farci queste strade, a sistemare le colline perché frana tutto.